L'uscita mesta di Verratti che esce sconsolato dal terreno di gioco della favorita è l'immagine eloquente dell'Italia che viene esclusa per la seconda volta consecutiva dalla più importante rassegna del calcio mondiale che si disputerà quest'anno in Qatar. Nessuno poteva ipotizzare una sconfitta simile degli azzurri contro la modesta Macedonia del Nord che al di là di una difesa arcigna non aveva impensierito mai durante i 90 minuti di gioco gli azzurri campioni d'Europa in carica. È bastato un tiro nello specchio della porta dell'ex giocatore del Palermo Trajkovski per fare rivivere il dramma di 4 anni prima, quando l'Italia fu esclusa dai mondiali in Russia e la squadra era allenata da Giampiero Ventura, al cui destino potrebbe essere accomunato anche Roberto Mancini. Ancora una beffa per l'Italia. Ancora una beffa veramente che non si può digerire. Bisogna ripartire, bisogna andare avanti, è la vita. Nel calcio si vince e si perde. Questa volta abbiamo perso. Cosa si prova a rimanere fuori nuovamente del mondiale? Cosa si prova? Si prova a dispiacere, però come italiano dobbiamo puntare sui giovani, altrimenti questi sono i risultati. Se non si punta sui giovani italiani, questi sono i risultati. Che discorso Dobbiamo emozionante. puntare su di loro, su di Ha lui, ragione, ha su di ragione. loro, su questi ragazzi qua. È su di me, un vantaggio. Dobbiamo puntare sui giovani italiani. Seconda volta l'Italia non va ai mondiali. Purtroppo, purtroppo. E dire che i tifosi avevano accolto con grande passione ed entusiasmo la squadra, riempiendo lo stadio Renzo Barbera in ogni ordine di posti. Un entusiasmo che alla fine si è tramutato in fischi verso una squadra che ha deluso, soprattutto in attacco, dove le punte non sono state mai incisive. A novembre prossimo in Qatar una cosa è certa, che l'Italia del pallone non potrà ascoltare durante i mondiali l'inno di Mameli. Ennesimo incidente sulle nostre strade, un giovane 31enne di Bagheria, Alex Salvatore Sirna, alla guida di una Fiat Punto mentre percorreva Via Libertà a Ficarazzi al termine della sua giornata lavorativa come pasticcere, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro un albero e morendo sul colpo. Sirna, che era molto conosciuta in città, aveva lavorato presso il Bacio Bar a Bagheria e da pochi giorni a Ficarazzi come pasticcere. Lascia la giovane moglie Maria, che aveva sposato 3 anni fa. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i Sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare per permettere di effettuare i rilievi del caso per risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto. Avviata la campagna informativa Non è roba per te per dissuadere all'uso di qualsiasi tipo di droga, il progetto di prevenzione e contrasto alla vendita e spaccio di sostanze stupefacenti è stato protagonista di un incontro che si è svolto oggi, organizzato dall'amministrazione comunale in sinergia con Interser, la Casa dei Giovani, il SERT di Bagheria. L'equipe operativa è formata oltre che da questi soggetti anche dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, oltre che dalla Polizia Municipale e Comunale. Il progetto è diventato sempre più importante perché abbiamo visto un crescente numero di casi di minori che purtroppo sono diventati assuntori di sostanze stupefacenti e negli ultimi anni ci siamo resi conto che l'assunzione di queste droghe è divenuto sempre più fuori controllo, soprattutto perché si tratta di droghe
che sono fumate e per cui per i ragazzi risultano essere meno pericolosi. In realtà invece poi ci stiamo rendendo conto che i loro agiti diventano difficilmente controllabili, insomma. Il progetto Non è roba per te gode di un finanziamento per mezzo della Prefettura di Palermo pari a 102.000 euro e non è solo un'azione di sensibilizzazione ed invito ai giovani a stare lontani dalle droghe o dai suoi molteplici danni alla salute sino alla morte, ma anche una fattiva collaborazione che permette di mettere a disposizione un centro di ascolto telefonico che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Il numero verde è il seguente 800 826620. È parte di un progetto, di un programma ampio che il Ministero dell'Interno ha finanziato a livello nazionale. Questo di Bagheria rappresenta una bella proposta perché mette insieme più innanzitutto una risposta comunitaria all'interno della quale le competenze diverse dalle forze di polizia, sanità, giustizia si collabora con il comune, i servizi sociali per dare una opportunità ed è molto importante in questo momento perché il crack porta a sottovalutare anche le conseguenze e l'impatto, sapere che c'è qualcuno, che non si è soli, che ci sono dei servizi e questi servizi vanno incontro a questi ragazzi, a queste persone, credo che sia una bella proposta. Da anni la parte monumentale del cimitero comunale di Bagheria viene trascurata e abbandonata all'incuria, in particolare una delle arcate più antiche rischia di crollare. La pubblica denuncia viene fatta da Letizia Mineo, che spesso si reca presso il luogo santo per onorare i suoi defunti. Dobbiamo aspettare che cada per intero sulla testa dei visitatori, aggiunge Letizia Mineo. Mia nonna e mio zio sono collocati proprio sotto questo porticato. Quando l'ho fatto notare ai custodi del cimitero 2 o 3 anni or sono, si sono limitati a mettere un filo e a un avviso di pericolo. In proposito, l'assessore ai servizi cimiteriali Angelo Barone fa sapere che si sta occupando della questione. Al momento siamo alla ricerca del finanziamento, dichiara, stiamo monitorando la possibilità di poter intercettare qualche finanziamento del PNRR. Intanto assicuro che la zona sarà messa in sicurezza, interessando la ditta che sta sistemando alcune pensilline. Venerdì 25 marzo, durante la celebrazione del Sacramento della Penitenza, che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà l'Immacolato Cuore di Maria alla Russia e all'Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal Cardinale Konrad Krajewski e l'Emosiniere Pontificio come inviato del Santo Padre. La Madonna, nell'apparizione del 13 luglio del 1917 a Fatima, aveva chiesto la consacrazione della Russia al Sacro Cuore Immacolato, affermando che qualora non fosse stata accolta questa richiesta, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni, aveva aggiunto, saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte.